piacere stare a Gricignano, stare in mezzo ai ragazzi, perché il mio libro Bentornati e Benvenuti anche in Casa Esposito, Bentornati è quello che sta per uscire, Benvenuti in Casa Esposito è il primo libro della saga, parlano anche ai ragazzi di Gricignano con l'associazione politico-socioculturale Arcadia in particolare, che mi ha invitato stasera, hanno bisogno di ricevere dei messaggi forti, importanti, che trattino tematiche legate soprattutto alla legalità. Il mio libro sì comico, ma è anche un libro che parla forte ai ragazzi stessi, alle scuole. Il libro è stato adottato da molte scuole, da molti comitati e gruppi che si battono per la legalità, gruppi antimafia, e tratta questa tematica con un'apparente leggerezza. Ho utilizzato la comicità, il mio stile più consono, diciamo, alla mia possibilità, che è quello comico, per arrivare soprattutto al cuore e alla mente dei ragazzi e farli ragionare su una serie di fenomeni illegali e criminali che purtroppo riguardano anche il nostro territorio. L'operazione è riuscita un po' in tutta Italia, il libro Benvenuti in Casa Esposito ormai alla quarta ristampa, sta per uscire, come dicevo prima, Bentornati in Casa Esposito, nel prosieguo della saga, ed è sempre un piacere incontrare i ragazzi, stare qui a Gricignano insieme a loro, discutere con loro, farmi fare domande e a mia volta chiedere a loro che cosa vogliono per il miglioramento del territorio stesso. Stare insieme, unire le forze e le energie significa migliorare la bellissima terra in cui viviamo. Stasera qui più che un popolo c'è qualcosa di più, c'è la speranza di cambiare, c'è vita, c'è memoria. Arcadia con questa iniziativa insieme a tante altre intenderà profondere la cultura e diffondere la cultura della legalità sul nostro territorio, che viene molto bistrattato da fenomeni di delinquenza diffusa. Però io penso che prima di diffondere, di promuovere la legalità, bisogna chiedere un attimino cosa sia questo aggettivo. Io in questi giorni ho riflettuto tanto e mi viene continuamente in mente la frase di Martin Luther King: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non vi era nessuno. Questo coraggio l'ha trovato Pino Imperatore, che denunciando non più dall'esterno ma dall'interno un determinato tipo di sistema, anche in chiave umoristica, appunto alla fine ha trovato qualcosa di nuovo, ha trovato lo sgangherato, lo sventurato, il perdente Tonino Esposito.